Un milione di babbi Natale di Rocco Motai, edizioni Terre di Mezzo. Tanto tempo fa, in tutto il mondo esisteva un solo babbo Natale. Sulla Terra, infatti, vivevano pochissime persone. E siccome c'erano anche pochissimi bambini, durante la notte della vigilia, Babbo Natale riusciva a portare un regalo a ciascuno di loro. Tutti lo accoglievano in casa con un sorriso e Babbo Natale era contento e anche i bambini erano tanto contenti. Ma poco a poco il numero delle persone cominciò a crescere e così anche il numero di bambini. Per Babbo Natale diventò sempre più difficile consegnare tutti i regali in una sola notte e ogni tanto doveva fermarsi per far riposare le renne e il suo sacco era sempre più pesante. Allora Babbo Natale chiese a Dio: «Dio, per favore, fammi diventare due Babbi Natale». E Dio esaudì il suo desiderio. Così Babbo Natale diventò due Babbi Natale. In due potevano portare i regali ai bambini due volte più in fretta. Entrambi tirarono un sospiro di sollievo. Adesso però i loro corpi erano grandi la metà di prima. Erano più piccoli. Col passare del tempo il numero delle persone crebbe ancora e così anche il numero dei bambini. E portare i regali a tutti in una sola notte diventò difficile anche per due Babbi Natale. Allora i due Babbi Natale chiesero a Dio: «Dio, per favore, facci diventare quattro». E Dio esaudì il loro desiderio e così i due Babbi Natale diventarono quattro Babbi Natale. La sera della vigilia caricarono quattro slitte con quattro sacchi e portarono regali ai bambini di tutto il mondo. I quattro Babbi Natale tirarono un sospiro di sollievo. Adesso però i loro corpi erano grandi la metà della metà rispetto a prima. Erano proprio piccoli piccoli. E fu allora che alcuni di loro iniziarono a entrare nelle case calandosi per il camino. Erano diventati della misura giusta. Col passare del tempo, il numero delle persone crebbe sempre di più e così anche il numero dei bambini, che erano tantissimi. I quattro Babbi Natale non riuscivano più a tenere il conto. Allora chiesero a Dio: «Dio, per favore, facci diventare un milione». Dio esaudì il desiderio. I quattro Babbi Natale diventarono un milione. Ma c'era un problema. Adesso i loro corpi erano grandi solo un milionesimo rispetto a prima. Erano così piccoli che non riuscivano a sollevare nemmeno un pacchetto. Allora il milione di Babbi Natale fece una riunione per cercare di risolvere il problema. Ed ecco una buona idea. Quell'inverno il milione di Babbi Natale si infilò nelle orecchie di un milione di adulti e sussurrò: «Fate un regalo ad ogni bambino». E gli adulti obbedirono. Senza sapere bene perché, prepararono regali per tutti i bambini e attesero il Natale pieni di trepidazione. La notte della vigilia, tutti contenti tirarono fuori un milione di regali per metterli sotto l'albero. Ma più il tempo passava, più il numero delle persone cresceva e ovviamente cresceva anche il numero dei Babbi Natali. Ormai sono così piccoli che vederli a occhio nudo è impossibile. Nessuno può vedere un vero Babbo Natale. Eppure, ancora oggi, un milione di milioni di Babbo Natale si infila nelle orecchie degli adulti per sussurrare loro: «Fate un regalo ad ogni bambino». E noi adulti continuiamo ad obbedire.